Tra i tanti nuovi mestieri del basso medioevo dobbiamo annoverare anche quello del sarto. È un mestiere che nasce contestualmente alla nascita del fenomeno della moda. Differentemente da quanto pensiamo, infatti, questo mestiere, così come lo intendiamo noi, cioè l'artigiano che taglia e cuci le vesti, non è sempre esistito. Questa figura professionale nasce proprio nel basso medioevo, quando c'è l'esigenza di vestire in modo nuovo. Nascono quindi nuovi vestiti che hanno delle caratteristiche diverse rispetto a quelle del passato. Prima di tutto sono più aderenti ai corpi e nasce proprio in questo momento una differenziazione netta tra i capi d'abbigliamento maschili e quelli femminili. Quelli maschili diventano molto più aderenti e per la prima volta gli uomini mostrano le gambe rispetto alle lunghe vesti precedenti, e le gambe vengono rivestite da calze lunghe di tessuto di lana. Questo nuovo indumento necessita quindi di una figura professionale specializzata, ed è un sarto specializzato nella produzione di calze, di cui c'è una grandissima richiesta. Si chiamavano i calzaioli i sarti specializzati nella realizzazione delle calze, così come farsettai si chiamavano altri sarti che erano specializzati nella produzione dei farsetti. Sono i primi due indumenti che attraverso i quali noi vediamo rappresentato anche il fenomeno della moda. Naturalmente le novità abbracciano anche il settore dell'abbigliamento femminile, che diventa molto aderente al busto, nonostante sia poi lungo, l'abito femminile arrivi fino ai piedi, e vediamo le vesti femminili con strascichi molto ampi, lunghi e soprattutto anche delle belle scollature. Il mestiere del sarto è un mestiere strategico per manifestare le nuove classi sociali, proprio perché l'abito ora distingue ogni classe sociale, e esisteranno anche delle leggi che determineranno anche le caratteristiche che vesti, gioielli, ornamenti dovevano avere a seconda delle categorie sociali che le indossavano.